Bentornati sulla nostra astronave qui a The Prism, questa mostra, questo percorso verso voi stessi attraverso delle opere che sono dei portali. Questa mostra è qui a Milano fino al 28 luglio, quindi chi non è ancora riuscito a venire o chi vuole tornare, venite, venite, venite. Oggi siamo qui per il nostro momento di riconnessione a noi stessi, utilizzando le opere di Stefano. Ci riconnetteremo oggi di nuovo, no? A una parte di noi. Oggi attraversiamo le sinfonie, attraversiamo la risonanza. Perché nello sciamanesimo noi siamo dei diapason. Quindi produciamo vibrazioni e entriamo in comunicazione attraverso delle risonanze. Qui dietro oggi abbiamo The Symphony of Life, la sinfonia della vita. E attraverso questo turbinio di colori, vedete questo turbinio meraviglioso di colori, noi attraversiamo le nostre emozioni, attraversiamo le nostre vibrazioni e diventiamo, e siamo, anzi siamo al contempo centro e circonferenza. Siamo centro e circonferenza. E questo è il messaggio dell'opera di oggi, che siamo centro e circonferenze. Quindi su questo mantra oggi ci prendiamo il nostro momento. 10 minuti di yoga lo potete fare, non trovate scuse, trovate invece i piedi, trovate i piedi, trovate questo sempre questo radicamento con la terra. Partiamo sempre da lì, iniziamo a portare gli occhi chiusi, ad accendere la consapevolezza interna. Una volta che chiudiamo gli occhi possiamo di nuovo tornare a noi stessi. Braccia lungo il corpo, mani aperte e lasciamo uscire fuori l'aria dalla bocca. Ah, quasi come proprio un sollievo. Torniamo dentro di nuovo, inspiriamo dal naso. Ah, se volete un po' lasciare andare le braccia, lasciare andare la testa, lasciare andare le spalle, le gambe. Aiutiamoci a riconnetterci nel qui e nell'ora. Di nuovo, occhi chiusi, i piedi sono paralleli, aperti quanto le anche, le ginocchia leggermente piegate. Inspiriamo dal naso, riempiamo tutto il corpo d'aria e poi piano piano adesso dalla bocca. Facciamo uscire fuori l'aria. Siamo centro e siamo circonferenza. Quindi inspiro, porto le braccia verso il cielo, apro il cuore, inspiro. Anche il naso va verso il soffitto, espiro, braccio destro sopra, vado ad abbracciarmi. Bene afferrando le scapole da dietro, porto il mento al petto, mi chiudo in questo centro, fuori l'aria. Inspiro, apro, sentendo il petto che si apre, le scapole che si toccano. Ed espiro, braccio sinistro sopra, vado bene ad afferrare le scapole, mento al petto, lascio fuoriuscire fuori tutta l'aria. Sempre sentendo il radicamento con la terra, inspiro, ho gli occhi chiusi, ma so che posso lasciarmi andare perché sono radicata nel qui e nell'ora. Di nuovo, braccio destro sopra, oh, inizio in questa attivazione della colonna vertebrale, inspiro, apro, espiro, braccio sinistro sopra. Un po' più veloce, inspiro, espiro, braccio destro, inspiro, espiro, braccio sinistro sopra per l'ultimo. Mi lascio ondeggiare qui avanti e indietro sulle mie radici, inspirando ed espirando, vado un po' a giocare qua, a mettermi alla prova da una parte e dall'altra, cercando proprio questo radicamento qui ed ora. Lascio andare le braccia, di nuovo se volete shakerare un po'. Ah. Vado ad aprire un pochino di più le gambe, porto i piedi in diagonale, vado inspirando verso l'esterno e dall'altra parte. Parto dal centro e vado fuori. E centro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Questo centro che è anche circonferenza. Occhi chiusi, mettiamo alla prova il nostro equilibrio.
tornando davvero a percepire quello che facciamo con il corpo, solo con il corpo. Lasciamo via la vista che ci distrae. Inspiro dal centro ed espiro fuori. Centro e circonferenza. Espandiamo, sentiamo lo spazio intorno, andiamo un po' più veloce. Inspiro dal naso, espiro dalla bocca. Ancora. Torniamo piano piano, centrali con il corpo, di nuovo radicati. Inspiro dalla terra, lascio che l'aria entri in tutto il corpo, adesso che sto sbloccando, espiro fuori l'aria dalla bocca. Ancora inspiro dalla terra. L'aria attraversa le gambe, attraversa la pancia, il petto, la schiena, la testa e espiro, lascio andare. Avvicino un pochino i piedi, li riporto paralleli, aperti quanto le anche. Dai piedi, inspiro, mani verso il cielo. Andiamo proprio bene a prendere l'energia, il prana dalla circonferenza, le mani si uniscono e scendo attraverso terzo occhio, attraverso tutti i chakra, fino a quello della gola, la mia espressione, la mia comunicazione, mi fermo davanti al cuore. Inspiro, espiro, sento il radicamento. Inspiro, espiro, lascio andare le braccia e inspirando di nuovo le porto verso il cielo, di nuovo le unisco, scendo giù, mi fermo davanti al cuore. Ancora, inspiro, espiro, sempre bene radicati a terra, inspiro, espiro l'ultima volta dalla terra, inspiro verso il cielo, espiro, torno al centro, davanti al cuore. Di nuovo vado ad allargare le gambe. E mi porto con le ginocchia piegate, attivo quindi tutto quello che è il Mula Bandha, apro le mie anche, ah, lascio andare un po' la bocca, ah, sento le scapole da dietro che si toccano, le mani sono attive, il cuore è aperto. Questo l'abbiamo fatto l'altra volta, torniamo giù verso terra, prendendo proprio questa energia dalla terra e la portiamo davanti al cuore. Inspiro dalla terra e espiro al cuore. Ancora l'ultimo, inspiro dalla terra e espiro al cuore. Restiamo per un attimo con gli occhi chiusi qui, le mani sono davanti al cuore, non lo toccano, ma lo sentiamo. Sentiamo l'energia che c'è tra il nostro cuore e le nostre mani. Sentiamo proprio quella vibrazione, noi di Apason, che vibriamo e suoniamo la nostra risonanza accordata a quella del mondo. Inspiro, mani verso il cielo. Le gambe si allungano e espiro, torno con le mani nella posizione della preghiera, le ginocchia si piegano. Inspiro e espiro. Bene, 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 andando ad allungarci e espiro, torno al centro. Sorrido. Inspiro, il sorriso ci aiuta a rilassare i muscoli facciali. E a riconnetterci con la gratitudine. Ah, cerco di far espandere questo sorriso attraverso tutte le cellule del mio corpo. Stiamo qui. Inspiro. Espiro. Torno allungando le gambe. Ah, torno al centro. Lascio andare, lascio andare. Questo attimo di riconnessione con il nostro centro e la nostra circonferenza. Dai piedi, inspiro.
Questa volta piego le ginocchia e piano piano mi porto verso terra. Se riesco, appoggio le mani a terra, altrimenti piego le ginocchia e appoggio le mani alle mie gambe. Inspiro, guardo in avanti, espiro, porto la fronte alle mie ginocchia. Ancora inspiro in avanti, espiro, fronte alle ginocchia. L'ultimo inspiro in avanti. Questa volta vado ad allontanare i piedi tra di loro e scendo in uno squat. Oh, sentiamo qui questa meravigliosa apertura delle anche, questa riconnessione con il centro della terra, mani nella posizione della preghiera. L'attenzione è al dito grande del piede che proprio va a premere terra. Cerchiamo un'estensione della colonna. Respiriamo qui. Siamo centro e circonferenza. Inspiro per l'ultima volta. Espirando, riporto le mani a terra, porto i glutei verso il cielo, lascio andare le ginocchia, le piego, lascio andare il collo, lascio andare la schiena e mi concedo questo su e giù, verso terra, avanti e indietro, lasciando andare davvero tutto, le spalle, il collo, la fronte, la nuca, le braccia, le mani. E poi torno centrale, da qui, piedi radicati a terra, ginocchia leggermente piegate, piano, piano, piano. Occhi chiusi, una vertebra alla volta, torno su. Il respiro mi aiuta a portare attenzione e consapevolezza a questo gesto. L'ultima a salire sarà la testa. Quando torno su, mento parallelo alla terra, mano sinistra sul cuore, mano destra sulla mia pancia. Inspiro nella pancia, espiro e la svuoto. Aiutiamoci con la mano, inspiro. Espiro, la svuoto tutta. Ancora inspiro, sono circonferenza e sono centro. Ancora inspiro. Lasciamo andare, lasciamo andare. Questo shakerare, questo darci proprio la possibilità, di togliere, no? Togliamo, andiamo un po' a togliere tutto quello che non ci serve, che si mette in mezzo tra noi e la riconnessione con il nostro diapason, con il nostro strumento corpo che prende le risonanze da fuori e le accorda le proprie. Quindi siamo uno strumento e dobbiamo accordarci per poter ricevere. Ancora, vado inspirando ad aprire verso il cielo e espirando, vado leggermente a fare una piccola conca con la schiena, porto il mento al petto, andiamo proprio bene ad allungare tutto questo tratto in mezzo alle scapoli. Ancora, inspiro, vado anche leggermente indietro con il bacino. Espiro, inspiro e continuiamo, andiamo un po' più veloci, inspiro, espiro, bene, sentiamo l'allungamento, l'apertura, ancora, le ginocchia sono leggermente piegate, io mi aiuto nel radicamento tirando su le dita dei piedi, affinché io possa davvero sentire la pianta radicata a terra. Inspiro, espiro, ancora, inspiro, espiro. Uno strumento bloccato non sarà in grado di far passare la musica o di entrare in sintonia. Mi fermo, torno centrale. Posizione della montagna Tadasana, braccia lungo il corpo, mani aperte. Sentiamo questo radicamento con la terra. Mento parallelo al tappetino, la terra. Sento come un filo immaginario che tira su la mia colonna vertebrale affinché io possa sentirmi pienamente dritta. Inspiro in tutto il corpo e espiro. Chiudiamo un attimo gli occhi. Prendiamoci questa
suo momento di presenza all'interno del nostro corpo, riflettere su questo diapason che siamo noi. E poniamo la domanda al nostro interno: mi sento in sintonia con me stessa? Sento di essere strumento, di vibrare libera? Non mi sento bloccato, mi sento impaurito, mi sento incastrato, incapace di entrare in sintonia con gli altri diapason intorno a me, con l'energia di questo, la vibrazione del nostro universo, del nostro pianeta. Poniamo proprio la domanda al nostro interno e lasciamo che arrivi la risposta, in qualsiasi immagine, emozione, forma essa arrivi, noi l'accogliamo. Questa è la verità e non c'è giusto e non c'è sbagliato, c'è solo la verità. Riportando consapevolezza a quello che siamo, possiamo entrare nel processo di vera trasformazione. Bene, radicati, lasciamo fluire il nostro respiro. Un ultimo respiro qua. Portiamo, ispirando le mani nella posizione della preghiera davanti al cuore. Questi brevi istanti di riconnessione con noi stessi. Quanto ci vuole davvero per tornare in sintonia con noi? Di cosa abbiamo bisogno per tornare in sintonia con noi, con il nostro strumento? Respiro e accolgo. Un pensiero di gratitudine che entra dalla terra, attraversa tutto il mio corpo, ogni cellula, mi sente questo profondo senso di gratitudine per essermi concesso questo momento. Il mio sé più alto ringrazia e saluta il vostro. Namaste. Piano piano inspiriamo e alla prossima espirazione piano piano riapriamo gli occhi. Ci ritroviamo nel nostro spazio. Io spero che voi vi siate concessi profondamente questo portale, questo Symphony of Life, perché la vita è una sinfonia. E nel momento che il nostro strumento, il nostro diapason riesce a vibrare, allora, come dire, riusciamo a creare la musica che è la nostra vita. Ci vediamo la prossima settimana per un altro appuntamento, il penultimo in questo spazio incredibile, in questo portale, in questa nave spaziale. E grazie di essere stati qui con noi. Buona giornata.